Oggi siamo qui con Stefania Romito, che è una giornalista, scrittrice e coordinatrice scientifica del progetto Duse Centenario, dedicato a Eleonora Duse. Un progetto che nasce proprio sulle sponde del Lago Maggiore. E qui con noi abbiamo anche una copia del giornale uscito proprio questo mese. E Stefania, parlaci un po' di questo progetto. Sì, allora intanto ti ringrazio, vi ringrazio per avermi invitata in questa bellissima trasmissione. Siamo qui a Luino, che è un luogo dell'anima per me, e quindi ho desiderato insomma che questo progetto culturale dedicato a Eleonora Duse, perché quest'anno si celebrano 100 anni dalla morte della famosa attrice di teatro, partisse proprio da Luino, che è un luogo per me molto importante perché ho trascorso qui la mia infanzia. E io sono anche membro del Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della morte di Eleonora Duse, insieme all'Editoriale degli Italiani, alla Fondazione Cimi di Venezia e al Museo Comune di Asolo. E quindi, insomma, rivesto questo ruolo importante. Di conseguenza, per me è venuto anche naturale avviare quindi parallelamente un progetto culturale dedicato, alla grandissima attrice di teatro. E tra i partner gemellati ci siete anche voi, Luino TV, Esatto, con grande orgoglio per noi. grandissimo per noi. E tra l'altro ci tengo anche a citare gli altri partner patrocinanti, che sono la comunità montana Valli del Verbano, che comprende appunto più di 30, se non sbaglio sono proprio 32 comuni al confine con la Svizzera, Pugliere Communication. La libreria Mondadori di Milano, che è network del Nuovo Rinascimento, dove organizzeremo presto proprio una presentazione dedicata a Duse Centenario, che è un progetto scientifico internazionale, poiché include anche diversi saggisti che hanno appunto dei collegamenti sia con la Svizzera che con l'Albania, poi li menzioniamo e li ringrazieremo ovviamente per la loro partecipazione. E tra gli altri partner patrocinanti c'è anche la biblioteca Publike Timi Mikko Korce dell'Albania, che ha patrocinato con grande gioia questo progetto, l'Associazione Culturale Apertamente di Cosenza, quindi abbiamo proprio creato un asse culturale tra nord e sud e anche con l'estero. E tra l'altro, tra gli altri partner, abbiamo anche il Pianeta della Danza di Isabella Sisca di Cosenza, lo studio Scopelliti Ugolini di Roma, l'associazione della Tuscia, sempre di Roma, e l'associazione culturale incostieramalfitana.it di Minori, che è un network, Minori, bellissima località in Costiera Amalfitana, che è un network storico del Nuovo Rinascimento. E gli enti promotori sono, con grande orgoglio, l'associazione culturale Ophelias Friends Cultural Project, di cui sono presidente, e l'associazione Verso un Nuovo Rinascimento di Milano. Abbiamo già avviato un tour di presentazioni un po' in tutta Italia e continueremo nel corso appunto di quest'anno. Ci tengo anche magari a ricordare brevemente i saggisti che hanno preso parte a questo volume collettaneo. Appunto, tu hai dato la notizia della pubblicazione del volume dedicato a Eleonora Duse, Eleonora Duse, il mito di una dea, che rappresenta l'espressione editoriale di questo progetto scientifico internazionale. E un ringraziamento va naturalmente a tutti i docenti, tutti di alto riconosciuto merito scientifico che hanno preso parte a questa pubblicazione, che sono in ordine alfabetico Lidia Caputo, poetessa e docente dell'Università di Bari, Anna D'Andrea, attrice teatrale e televisiva, Emilio Filieri, docente dell'Università di Bari, Davide Foschi, artista fondatore dell'Associazione Verso un Nuovo Rinascimento Milano, che tra l'altro è anche l'autore di questa bellissima opera rappresentata in copertina del volume collettaneo dal titolo Amor Duse. E poi tra gli altri saggisti abbiamo Paolo Iacchia, scrittore e docente dell'Università di Pavia, Arian Calco, docente di letteratura italiana a Korçë in Albania, Rosella Maspero, presidente dell'Associazione Verso il Nuovo Rinascimento di Milano, Antonella Monaco, poetessa e scrittrice, Simone Saccomani, che è Visiting Professor, Istituto Progetto Uomo, PhD Candidate, Università della Svizzera Italiana, Pino Sassano, scrittore, responsabile della libreria Mondadori di Cosenza, Luca Siniscalco, dottorando presso l'Università degli Studi di Bergamo e professore incaricato presso UNITRE Edu, e Jorida Torcucci, direttrice della Biblioteca Pubblica Timi Mikko di Korçë in Albania. Ecco, andava ovviamente detto, se sono davvero tutte personalità di spicco di alto riconosciuto merito scientifico, e li ringraziamo per aver partecipato a questa iniziativa. Esatto.
E noi di LTB sappiamo che anche tu stessa hai scritto un libro dedicato a Eleonora Duse. Puoi parlarcene? Sì, ti ringrazio per averlo ricordato. È un libro di cui tra l'altro vado molto orgogliosa, dal titolo Eleonora Duse, Il primo amore, pubblicato nella collana del Nuovo Rinascimento da Passerino Editore, esattamente come il volume collettaneo. Sono due pubblicazioni nell'ambito della collana del Nuovo Rinascimento. Il mio libro si basa sull'amore tra la Duse e Rigoberto, perché tanto si parla dell'amore tra la Duse e D'Annunzio, il Vate, però pochi ricordano che Eleonora Duse ha vissuto un grandissimo amore, tra l'altro durato 10 anni, per lo scrittore scapigliato Rigoberto, che era il librettista anche di Giuseppe Verdi. Un libro che si è aggiudicato anche un premio importante, il Premio Internazionale Galateo Antonio De Ferraris, 10ª edizione. E che è ispirato al carteggio, infatti si basa proprio su una ricerca che ho effettuato presso la Fondazione Cini di Venezia. Mi sono recata a Venezia, ho studiato tutto il carteggio, 700 lettere che si sono scritti questi due personaggi straordinari nel giro di 3 anni, tra il 1887 e il 1890. Ricordiamo che il loro primo incontro avvenne nel 1884, però è tutto scritto nel libro, quindi chi vuole approfondire la conoscenza di questa grandissima storia d'amore, lo può fare leggendo appunto il mio libro. Esattamente. E noi ti ringraziamo per essere stata qui con noi e alla prossima. Io ringrazio voi per questo bellissimo invito e per questa meravigliosa opportunità. Grazie, grazie di cuore a tutti.